Stai scegliendo un regalo per la fidanzata per San Valentino? No, non ci credo, non credo di San Valentino molto. Non lo festeggiate? Assolutamente no. Nonostante molti di fronte alle nostre telecamere si affrettino a liquidare la questione dall'alto di una quantomeno sospetta refrattarietà ad ogni forma di consumismo, è sufficiente un giro di telefonate ad alcuni ristoranti di città e provincia per scoprire come stanno realmente le cose. Per il giorno di San Valentino si viaggia verso un clamoroso tutto esaurito. Si sa, l'amore vince tutte le battaglie, dunque non c'è crisi che tenga e ogni tentativo di rimanere immuni da coinvolgimenti eccessivamente romantici risulta vano. Venerdì sera sarà il tripudio per tutte le coppie di innamorati. Ha tutta l'aria di qualcuno che sta scegliendo il regalo di San Valentino. No, no, no. Non è così? No, così. Come lo trascorrerete? Da sola. È una festa che non festeggio da anni, da quando ero 15 anni, insomma. È una festa troppo commerciale. No, perché non mi dice molto a livello sentimentale, non è che mi dica più di tanto. E anche per la tua lei è così? Sì, grazie a Dio sì. Io da diritto, privato, quindi. Quindi non festeggiate? No, non ci vedremo nemmeno. È qua. Nemmeno un regalino? No, un pensiero. Te ci speri però. Vediamo. Giovani, anziani, fidanzati o sposi da una vita, San Valentino rappresenterà anche quest'anno l'occasione per sfoggiare un insospettabile romanticismo nei confronti della dolce metà. E sono già numerosissimi i messaggi e le foto giunte alla redazione del quotidiano Libertà, che da domani fino a venerdì pubblicherà all'interno delle pagine interamente dedicate all'antichissima ricorrenza. Ragazzi, fra 3 giorni c'è una festa un po' particolare, vediamo se siete preparati. 3 giorni San Valentino. Quindi? Quindi regalo a lei. Già fatto? No, non ancora. No? È lui che deve fare a me. San Valentino. Spero che qualcuno mi porti a cena. Tanto chi si ama tutto l'anno. No, non lo festeggio quasi mai. Una festa in cui credete ancora? Sì, dai, bella. Una festa per le coppie, ma che può rappresentare anche l'occasione per tanti single di gettarsi alla caccia della propria anima gemella. Col moroso, ovviamente. Single, per ragazzi single. Tu? C'è un locale dove fanno una cena per single. Quindi festeggiate anche voi? Sì, certo, ovvio.